Io voglio la città pulita entro domenica. Mancano poche ore allo scadere del termine fissato dal prefetto Giovanni Bruno per liberare la città di Vibo Valentia dalle tonnellate di rifiuti che la invadono. E dove non è riuscita l'indignazione della popolazione è bastato sventolare lo spettro della commissione d'accesso. Dopo oltre 20 giorni gli autocompattatori hanno fatto la loro comparsa nelle strade della città capoluogo. Dall'alba di oggi gli operai sono al lavoro per rimuovere l'immondizia. Un compito veramente arduo perché i cumuli di rifiuti fanno ormai da cornice all'intera area urbana da qualunque prospettiva la si osservi. Alcuni quartieri nella tarda mattinata di oggi risultavano già ripuliti, anche se il grosso rimane da fare. Ad occuparsene la nuova società incaricata della raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale, la Progetta Ambiente, che sta utilizzando anche gli operai ex Eurocop. Stando a quanto stabilito durante l'ultimo vertice presieduto dal prefetto, la nuova azienda dovrebbe assorbire tutto il personale della ditta uscente, riducendo il numero delle ore di lavoro. Ma per arrivare al superamento dell'emergenza non basterà rimuovere i rifiuti dalle strade. Nelle zone della città già sgombre dall'immondizia, l'asfalto è ormai letteralmente imbevuto di percolato. L'aria rimane irrespirabile. Senza una disinfezione delle aree degradate a discariche di quartiere, il livello di allarme legato alle condizioni igienico-sanitarie rimane alto. Ma quello compiuto oggi è un passo importante verso la normalità per una città che ha vissuto la sua estate ingloriosa senza che nessuno alzasse un dito. Ora che la vera urgenza, vale a dire l'emergenza ferie, è ufficialmente rientrata, si può finalmente pensare a ripulire la città.